Ciao a tutti ragazzi, sono tornato finalmente in bicicletta. Dopo 3 mesi di attesa ce l'ho fatto. Oggi ho avuto modo e tempo di inforcare la ruota della mia bicicletta sulla strada e adesso devo dire me la sto godendo veramente tutta. Mi sto assaporando questa bella giornata di sole, anche se fa un pochino freddo, ma devo dire che sono veramente contento. Sto respirando a pieni polmoni quest'aria di gennaio molto fresca, molto frizzantina, e sto assaporando anche il rischio di correre sulle malandate strade italiane, dove milioni di automobilisti rincoglioniti rischiano ogni volta di mettere sotto uno di noi, un ciclista. Comunque, bando alle ciance, a parte questo, oggi vi voglio parlare di dove si vanno a comprare le biciclette, cioè dei negozi di biciclette. Ce ne sono molti, di molti tipi, ognuno è adatto al tipo di bicicletta che andrete a cercare. Partiamo però con il dire che la nostra società è una società votata ai consumi. Il consumo per la nostra società è quasi come una religione, uno stile di vita. Per molti lo è, non per tutti fortunatamente. E però devo dire che quando si va a comprare la bicicletta, la nostra bicicletta, non si può soltanto dar retta a questa religione consumista. Bisogna cioè stare attenti a dove si va a comprare la bicicletta. Partiamo anche dal presupposto che raramente un negozio specializzato in bicicletta da strada o mountain bike vi venderà una sola. Cioè è molto difficile trovare negozianti che vendono biciclette poco buone. Di solito il negoziante ci tiene, perché è il suo lavoro, a vendere biciclette di una certa qualità. Quindi state tranquilli, qualsiasi sia il negozio di biciclette specializzato in cui andrete a comprare il vostro mezzo, sicuramente troverete delle bici all'altezza, ok? Quindi questo è il primo punto. Il negozio di biciclette, o meglio la scelta di un buon negozio di biciclette, è fondamentale per un ciclista, perché nel negozio non solo si compra la bicicletta, ma il ciclista poi tornerà più volte per fare piccoli aggiustamenti, magari anche per la garanzia, per comprare un pezzo nuovo o magari per avere consigli. Considerate che un negozio di bicicletta ormai è un negozio che vive di 360 gradi delle biciclette. Magari organizza gare, organizza gruppi, organizza allenamenti, sponsorizza grandi squadre, e perché no, magari potreste andare anche in un negozio di biciclette per imparare qualcosina mentre vi mettono a posto la vostra bicicletta. Insomma, il negozio di bicicletta del 2018 non è più un negozio di bicicletta come quello degli anni 70, dove si veniva quasi respinti, dove o si era degli ex corridori del Giro d'Italia o altrimenti ci trattavano quasi con sufficienza, come dire: uè barbone, non venire a rompermi le scatole, devo vendere le biciclette a chi veramente si intende di bici e non al primo sbarbato che capita. Beh, oggi le cose sono veramente differenti. Un'altra cosa fondamentale: quando si entra in un negozio non dovete guardare soltanto il prezzo delle biciclette. Per carità, è importante, si può risparmiare a seconda del periodo dell'anno in cui comprate una bicicletta, ma quando entrate in un negozio, se vedete un cartellino penzolare dal manubrio di una bicicletta e trovate sopra un numero, beh, vi dico una novità: quello è il prezzo della vostra bicicletta. Un consiglio che vi do: non concentratevi troppo sul prezzo, perché magari il negoziante sa già quanto farvi di sconto. Non tiratelo oltre, ma non per una questione di buon gusto, semplicemente perché magari quelle 20 o 40 euro che non vi farà risparmiare il venditore, magari ve le ritroverete più avanti con un buon servizio di assistenza o un buon servizio magari di garanzia. Quindi non assillate troppo il venditore con lo sconto, perché comunque ci sono periodi dell'anno in cui è opportuno comprare le biciclette e ci sono periodi dell'anno in cui gli sconti sono più alti degli altri, in particolare quando arrivano i modelli nuovi, e per modello nuovo intendo il modello dell'anno prima con gli adesivi nuovi. In sostanza è questo. Comunque diciamo che tra agosto, settembre, ottobre, questo è il miglior periodo dell'anno per comprare delle biciclette nuove, perché arrivano i nuovi modelli e il venditore può farvi dei buoni sconti. La prima categoria di negozi di cui vi voglio parlare è il negozio professionale. Il primo indizio per capire se quel negozio è un negozio professionale è la quantità di carbonio. Se voi entrate dentro e trovate rastrelliere infinite di biciclette aerodinamiche, tutte in fibra di carbonio, quello, ragazzi, ve lo dico subito, è un negozio professionale. Altra cosa distintiva sono le ruote appese alle pareti, ruote che magari costano anche più delle biciclette. Sono luoghi, a mio parere, di culto, sono luoghi che offrono una tecnologia a volte anche troppo esagerata rispetto al ciclista amatore, però comunque sono
negozi che vale la pena di visitare nel caso in cui si voglia comprare un oggetto veramente di ultima generazione. Inoltre, nei negozi professionali non manca mai un coach che potrebbe darvi magari delle tabelle di allenamento, dei consigli o magari anche un'affiliazione a una squadra di amatori o perché no anche di dilettanti o professionisti. Insomma, il negozio professionale di bicicletta è forse il top tra tutti i negozi in cui potreste trovarvi. Un'altra categoria di negozi che mi piace tantissimo sono i negozi cool, i veri negozi alla moda di biciclette. In questi negozi non troverete mai biciclette super aerodinamiche o super leggerissime, ma troverete delle biciclette favolose, magari fatte a mano, su misura, insomma troverete delle biciclette fighe. È questo il vero termine dei negozi cool. In questi negozi conta più avere biciclette belle che non performanti. Ho trovato un negozio come questo, ad esempio a Torino, all'Emporio Ciclistico di Torino, e devo dire che entrare in questo piccolo, in questa piccola bottega con queste biciclette realizzate su misura, beh, veramente è una cosa fantastica. Ovviamente però qua si spende tanto, quasi quanto in un negozio professionale, ma le vostre biciclette non sono, diciamo, professionali o di serie, ma saranno biciclette veramente uniche e veramente fighe. Un'altra grande categoria di negozi sono i negozi monomarca. In questi negozi i grandi brand di produttori di biciclette allestiscono dei veri e propri saloni dove potrete trovare tutto lo scibile, tutto lo spettro delle loro biciclette, dalla bicicletta per le uscite domenicali fino alla bicicletta da crono da 15.000 euro. Insomma, in questi negozi il brand e l'affiliazione alla marca sono fondamentali. È fondamentale anche riconoscere che questi negozi offrono un'assistenza e una conoscenza del mezzo incredibile e soprattutto non vogliono che il consumatore abbia mai dei problemi, quindi la garanzia e gli interventi di assistenza sono sempre e comunque garantiti e a volte sono anche gratis. Altra cosa è che molto spesso questi grandi negozi monomarca cercano di avere un aspetto più umano e poco, diciamo così, da fabbrica, quindi là dentro troverete non solo il personale altamente specializzato nel riparare la vostra bicicletta, ma troverete quasi un rapporto familiare dove appunto il negoziante vi seguirà durante tutto l'approccio alla vendita, ma anche all'utilizzo e perché no anche alla regolazione della vostra bicicletta. Una categoria di negozi che mi piace tantissimo sono le boutique del ciclismo. In queste boutique l'esperienza di shopping è portata ai massimi livelli perché all'interno potrete trovare cose che non trovereste mai in altri negozi, come ad esempio abbigliamento fatto a mano, pezzi vintage per magari le ciclostoriche. Insomma, in questi negozi c'è proprio un'attenzione artigianale e maniacale per la personalizzazione e sono veramente belle. Il problema è che si spende davvero troppo, però vale la pena comunque entrare e vedere magari se volete comprare dei pezzi unici per la vostra bicicletta. I bike caffè invece sono un'evoluzione del bar che sta a metà tra il bar e l'officina e il negozio specializzato. Chiunque di noi esca in bicicletta prima o poi si ferma sempre a fare colazione in un bar, quantomeno per prendere un caffè o per farsi riempire la borraccia. Il bike caffè nasce effettivamente come un bar che poi si specializza nell'assistenza e nella vendita di piccoli accessori per la bicicletta. Alcuni di questi bike caffè possono addirittura vendere delle biciclette. Vale la pena entrare perché comunque si può sempre trovare l'occasione della propria vita, ma sono fondamentali questi bike caffè magari per piccole riparazioni in itinere mentre si fanno i nostri giri in bicicletta. Insomma, una valida alternativa al negozio di bicicletta può essere appunto il bike caffè. Insomma ragazzi, di posti e luoghi dove poter comprare la vostra bicicletta oggigiorno ce ne sono tantissimi e per ogni gusto. Lascio per ultimo il negozio online perché comunque come inconveniente ha quello di non potervi dare un'assistenza, perché per l'assistenza dovrete comunque recarvi all'interno di un negozio affiliato alla vostra marca di bicicletta. Questa è l'unica noia. Per quanto riguarda invece il negozio online, beh, che dire, io ho comprato la mia bicicletta online, mi sono trovato benissimo, però per farmela sistemare e regolare sono comunque dovuto andare in negozio. Ok ragazzi, io torno in bicicletta anche perché il mio culo non ne può più di stare a sedere su questa erba fradicia. Torno in bicicletta, faccio gli ultimi 20-30 km per tornare a casa, dopodiché un bel piatto di pasta e ci vediamo al prossimo video e al prossimo allenamento. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima e come sempre buon allenamento. Ciao!